Ciao a tutti e ben ritrovati a Tutorial for Beginner parte 4. Oggi novità, vi beccherete questo faccione barbuto, questa faccia barbuta, o solo quella, quindi se non vi dovesse piacere però appoggiate un dito sullo schermo, fate swipe up e vedrete che non succede niente perché o lo state guardando dal cellulare, comunque su YouTube o su PC. In ogni caso, riprendiamo da dove avevamo lasciato, andiamo a vedere cosa c'era rimasto da fare. Mi scuso se sono stato fermo un pochettino, adesso sto cercando di mettermi come obiettivo farne uscire almeno 2 a settimana. Vediamo per quanto riuscirò a rispettare questo calendario. Allora, sì, prima di vedere qualsiasi cosa, tolgo tutte le notifiche, sapete che le odio, non le posso sopportare. Vediamo che queste importantissime notifiche, ok, ci saranno gli eventi di Natale, che con questo account decisamente non mi saranno utili. Sì. Ok. Ah sì, il nostro pacchetto gratis. Gratis. Ok. Allora, riprendiamo. Andiamo sugli obiettivi. La volta scorsa ci siamo concentrati quasi esclusivamente sugli obiettivi. Questa volta cercheremo di dividerci fra obiettivi e sfide, perché ci serviranno un po' di tomi per potenziare Kyle. Ok? Allora, partiamo da obiettivi. Vinci ciascun tipo di manufatto offensivo superando le fasi delle fogne di Aranok su normale. Su normale. Bene. Mentre come sfide abbiamo: vinci una battaglia usando 4 campioni di livello 20 o superiore. Vediamo se lo possiamo fare subito. In questo caso, se abbiamo delle birre, ci sarà molto più semplice. Sì, abbiamo delle birre. Stavo per fare una cosa che non si dovrebbe fare. Bah, giusto per lei. Non fatelo a casa. Non si dovrebbero consumare le birre su un elemento differente. Però del vuoto per il momento non ne ho. Quindi, ok. Ne abbiamo già due di livello 20. Portiamo anche lei a livello 20. Diamogli queste, va. Diamogli personaggi grigi, no, sto mettendo la cripta, scusate. Diamogli personaggi grigi. Quindi, taverna. 1, 2, 3, 4. Decimo livello. Abbiamo delle schegge verdi, sì. Le apro tutte perché magari ci esce qualche personaggio interessante. Vediamo. Verde, verde, verde. No, verde tutto grigio. Un verde, maestro cunicolare, scudiero. In realtà solo cibo. Raccogliamo, raccogliamo. Ok. Dicevamo campioni. Prendiamo lei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, gli do a mangiare anche lui. Così almeno al 20. Ok. Ed infine, noi non l'abbiamo vestito neanche lui. Diamolo a lui, va. Perché vi ho detto di non utilizzare le birre su un elemento differente, su un'affinità differente? Adesso vi faccio vedere. Sicuramente lo sapete già, però ve lo mostro per chi, lo mostro per chi non lo sa. Quando voi date una birra o comunque la utilizzate per dare esperienza a un campione. Se voi utilizzate un elemento non affine, l'esperienza totale che gli dà una di queste birre è 12.500. Se voi invece utilizzate la birra di affinità giusta, noterete che gliene dà 18.750. Quindi uno è più conveniente darli ai personaggi con la giusta affinità e due si ottimizzano i costi perché che sia quella giusta o quella di affinità sbagliata costa sempre 7.000. Quindi in questo caso noi gliene diamo un po'. Sì, ok, lo facciamo arrivare a livello 20. Quindi la missione cosa ci chiedeva? Vinci una battaglia della campagna usando 4 campioni di livello 20 o superiore. Andiamo sulla campagna, prendiamo una missione che abbiamo già fatto. Sì, perché le altre le vogliamo finire a 6 stelle.
cioè a 3 stelle, pardon. Noi selezioniamo uno a caso, mettiamo gli altri due personaggi di 20° livello e iniziamo. Kyle deve fare sempre lo sbruffone. Ok. Sì. Dovremmo averla completata, infatti, sfida completata. Andiamo a raccoglierla, ci dà 3 giorni di esperienza, va bene. Raccogliamo il tomo e glielo diamo subito. Andiamo sempre su Kyle, potenzia destrezza. Ne abbiamo ancora parecchio da sbloccare, quindi la potenziamo subito subito. Ok. Vediamo se c'è qualche altra sfida rapida da poter fare. Evoca 6 campioni comuni. Evoca 6 campioni comuni. In realtà l'abbiamo fatta. Tralasciamo questo. Non so perché non l'abbia segnata. Ok, qua invece parla di completare la fase 3 di tutte le roccaforti, fondamentalmente. Penso, non ci richiede, vediamo un po'. Sì, purtroppo questo account io l'ho aperto e ho fatto scadere la prima settimana, quindi l'unica che mi rimane aperta adesso è la fortezza del vuoto. Quindi è importante che vado a completarla, altrimenti fra 8 ore cambia e quindi prima di poterla completare ce la richiede quella del vuoto, vediamo. Roccaforti, magia, forza, vuoto, sì, almeno una volta la fase 2. Vediamo se riusciamo a completarla. Roccaforti, vuoto. Non le ho proprio iniziate. Ok. Anche qua andiamo in automatico, vediamo cosa ne esce fuori. Ok. Quanto riguarda invece le missioni per ottenere equipaggiamento, quindi gli obiettivi, diciamo, probabilmente, visto che va a fortuna, farò una missione una volta e poi nel montaggio le metterò in sequenza. Accadrà a breve, semplicemente per non farvi vivere magari tutte le volte fallimento, recupero oggetto e cose di questo tipo. Quindi se vedrete un taglio non preoccupatevi. Ok, la prima l'abbiamo completata. Andiamo alla seconda, c'è fase 2. Altra cosa, se vi state chiedendo perché non ho fatto ancora salire Kyle al 40, o meglio, perché non l'ho ancora, non ho sbloccato il 40° livello, è perché sto aspettando che me lo chieda una missione. Così facciamo tutto a gradoni. Tanto in realtà non mi importa che questo account diventi particolarmente forte. Lo scopo di questo account è risolvere i problemi su obiettivi, domande classiche che vengono fatte, o meglio, che troviamo nel mentre e che molti si arenano, sulle quali molti si arenano. Capita più spesso di quanto si possa immaginare. Magari non ti è capitato a te, magari sei andato liscio come l'olio, però è capitato, quindi anche per queste persone faremo queste soluzioni. Ok, completa fase 2 della fortezza del vuoto. Fatto. Le altre non le possiamo fare, tranne arcano. Tranne arcano. Perché si aprono una volta alla settimana. Questa lunedì, mercoledì, martedì. E oggi che è domenica, la fortezza del vuoto è aperta. Comunque andiamo a completare la fortezza dell'arcano. Ho una scheggia blu da parte, se non ricordo male. Non la sto utilizzando perché vorrei utilizzarla con il per 2. Oppure quando ne avrò di più per fare un'evocazione unica a 10 schegge. Sì, perché probabilmente quando avrò abbastanza gemme rosse, devo ancora decidere, ma quando avrò abbastanza gemme rosse, comprerò 11 schegge blu. Perché in questo account mi serve riuscire a
progredire con personaggi vari. Non arriveremo a altissimi livelli, ma servirà per fare tanti esempi per non rientrare con l'account principale. Tra l'altro sono felicissimo perché sono riuscito finalmente a prendere giudicatore. Ok. Quindi lui ci richiede di fare la fase 3 in automatico, la fase 2, vediamo. Sfide. Roccaforti, lui ci richiede di fare la fase 3 in automatico. Quindi prima dobbiamo completarla. Non l'abbiamo ancora completata, completiamola. Ok. Sì, su di lui sarebbe meglio avere, come vedete, campioni che ci mettono buff addosso, perché comunque ci farebbe meno danno. Però in questo momento non ne abbiamo, meglio abbiamo prete bellico, ma non è abbastanza veloce, non è tomata, quindi non è un problema, è Mortosaurus. Ce ne faremo una ragione. Ok, allora, ora che l'abbiamo completata la fase 3, in automatico andiamo a raccoglierci. Queste non le possiamo fare, quindi le accantoniamo. Manufatti, vinci 3 manufatti, completando la, vinci 3 armi, completando la fase 1 del castello di Kerox su normale. Stesso discorso, qui ne abbiamo fatto due di ognuno, probabilmente perché stavamo qui a cercando pezzi. Andiamo a farla. Vinci 3 armi completando la fase 1 del castello di Kerox sul normale. Ok. Battaglia, campagna, castello, normale, arma. Vediamo se siamo fortunelli. Sì. Perfetto. Quindi sfida completata. Completiamole tutte. Facciamo come si fa in WoW, che si fanno tutte queste e poi si consegnano insieme. Elmo. Stesso discorso. Scudo. Punto, andiamo avanti. Non ce lo chiedeva? Vediamo. Sfida. Sì. No, ce lo chiedeva, ma in questo caso ce ne chiede 5. Dobbiamo mettere su un mercatino di guanti, praticamente. Ok. Sì. Allora. Ne abbiamo 22. Ce ne servono altri 2. Altri 3. Matematica avanzata. Ne abbiamo fatte tante, come avete visto, quindi l'abbiamo completata e vediamo cos'altro ci chiede. Stesso discorso, 5 corazze. Sì, voi vedrete, come ripeto, questa prima registrazione, o meglio, voi vedrete questa partita, in realtà ce ne saranno altre 4, anzi dovrebbero comparire a breve. Ok, anche questa è fatta.
Anche in questo caso ne vedrete una sola, ma tutto attorno ci saranno le altre per evitarvi il tedio. Dovremmo esserci, ecco qua di nuovo. Questa invece richiede di vincere 5 manufatti dalla missione 7, quindi dal boss. Andiamo a farla. Missione 7. Ne abbiamo 22. Andiamo a vincerne altri 3. Ok. Prima è andata liscia. Un piccolo inconveniente sulla registrazione. Ho completato quell'ultima sfida. Ho raccolto tutte le i reward che erano 60k di argento e un tomo. Non è partita la registrazione, quindi non lo vedrete. In realtà era solo un raccogliere reward, niente di che. Quello che stavo andando a fare adesso, dopo aver completato quella sfida, e questa potenzia 6 campioni comuni a livello 10, o meglio, prima non ci ha preso i 6 campioni comuni perché sì, li avevamo evocati, però li abbiamo dati in pasto ai vari personaggi, li abbiamo usati come neanche come polli, come proprio minestra. Una volta dati in pasto li ha cancellati dall'obiettivo, che era il 2.1. Adesso li ho rievocati in quel tempo che manca, li ho rievocati e adesso li devo portare a livello 10. Come vi ho detto prima, vi farò vedere una missione, visto che ne devo portare 6 a livello 10, vi farò vedere una missione e poi gli altri ve li risparmio. Quindi andiamo su battaglia, campagne, scegliamo quella con il livello più alto, con più personaggi, che in genere è la fase 3 o la fase 6. Appunto, sono già a livello 3. Andiamo a farla. Avrei preferito farvi vedere quando ritiravo i reward, perché dà un certo senso di soddisfazione, ma evidentemente OBS non la pensava allo stesso modo. È un complotto. Ok. Questa è stata una scheggia, nelle altre non lo sarà. Quindi ora che abbiamo fatto salire tutti quanti al decimo livello, i nostri campioni inutili comuni, andiamo a prenderci il nostro meritato reward, potenzia 6 campioni comuni al grado 2. Per questo ci vorranno un altro bel po' di campioni, quindi vediamo come siamo a schegge verdi. Ne abbiamo 12. Sì, iniziamo a usare la cripta. Mettiamo tutti i non comuni per adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, così. Così abbiamo spazio per poterli evocare, altrimenti abbiamo l'inventario dei personaggi pieno. Sì, ok. Allora, iniziamo. Campione numero 1. Andiamo su taverna, potenzia di grado. Selezioniamo un campione e lui arriva alla seconda stellina. Stesso discorso, potenzia di grado. Scegliamo predicatore e anche lei arriva a 2 stelle. Stesso discorso, potenza di grado. Scegliamo Asciere Barbuto, che sembra un po' da Radal di Homeland. Ok, va bene, e siamo a 3. L'orco gladiatorio. Che brutti nomi in italiano, Dio mio. Non si possono ascoltare. Alcuni, altri ci possono stare. Quello che mi rimane più impresso è Gelonia, che si chiama Frostbringer in inglese. Tanta roba. Ok. Sì, diamogli un altro
questi. Dovrebbe mancarne uno forse. Sì. Andiamo qua. Vediamo chi altro abbiamo portato al 10. Lui. Potenza di grado e gli diamo lui. Ok. Sfida dei campioni completata. Anche in questo caso. Tre campioni comuni al 20. Stesso discorso. Portarli al grado 3. E poi potenzia un campione raro a livello 30. Noi ce l'abbiamo, un campione raro, che è lei. Però l'abbiamo già. No, la dobbiamo solo far salire, ok. Perché lui non ce lo conta. Ok, quindi queste le fate. Scusate, queste le fate le prime, come vi ho fatto vedere. Andiamo invece a vedere gli obiettivi adesso. Vinci ciascun tipo di manufatto offensivo superando le fasi delle foglie di Arnok su normale. Quello che si diceva prima. Ne approfittiamo per portarci su anche gli altri campioni, già che ci siamo. Anche in questo caso, questa è la prima missione. Poi le altre le tralasciamo. Sembrerà molto ripetitivo, in realtà è così, diciamo, solo nelle fasi iniziali, perché più si va avanti e più diventa impegnativo. Il divertimento, in realtà, di Shadow Baron Up, a parte godersi i contenuti, è quello di formare un team efficace, cercare di cambiare sempre, sperimentare, trovargli l'equipaggiamento giusto. Più avanti farò un video anche sugli equipaggiamenti vari. Nulla di troppo complicato, appunto un tutorial per beginners. E nulla, qua nel mentre stiamo andando avanti. Penso di aver schiacciato repeat in automatico. Vediamo se ho trovato uno dei pezzi, perché spesso mi trovo. Sì. Sarà su obiettivi. Sì, infatti. Ok, elmo trovato. Andiamo sempre qua. Andiamo a vedere lo scudo. Lo scudo, il pugnale, la spada, la calzamaglia. Citazione da Robin Hood, un uomo in calzamaglia, un film fantastico per i vecchi come me. Ok, anche lo scudo l'abbiamo trovato. Selezioniamo la fase. Quanti? Ok, trovarli alla prima è una specie di miracolo. Adesso mi smentisce. Anche i guanti li abbiamo trovati. Chest. Ok, ora dovremmo aver recuperato tutti gli oggetti. E infatti il nostro obiettivo è completato. Equipaggio un altro campione tipo attacco con 6 manufatti obiettivi, con 6 manufatti offensivi. L'abbiamo fatto, mi pare, con Cecchino. Quindi ce lo prendiamo. Completa la fase 4 della foresta di Durnham su normale. E qui dobbiamo iniziare a fare un progress. Per il momento direi che possiamo terminare qua. Abbiamo completato un po' di missioni. Abbiamo completato un paio di obiettivi. In ogni caso spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Pian piano sto cercando di pubblicarne sempre di più per tenervi sempre più aggiornati e ci vediamo alla prossima puntata, la puntata numero 5.